Beh ragazzi, ci siamo, eccoci finalmente con Stalker 2, un gioco che stiamo attendendo tutti o quasi da una vita. Anch'io spero mi piacerà, spero vi piacerà, ho visto delle cose, per adesso non sembra stia deludendo nulla. Bisogna vedere dal punto di vista chiaramente dall'aspetto tecnico, no? Dalla performance, vedere un po' come si comporterà il gioco. In descrizione vedete le caratteristiche del mio PC, quindi il gioco in base a come si comporta. Chiaramente ricordatevi che PC sto usando io, magari se voi avete qualcosa di meno potente potreste avere difficoltà, questo non ve lo posso assicurare perché chiaramente non ho fatto alcun test io personalmente. Spero chiaramente che andrà bene per me, così posso mostrare anche a voi il gameplay in modo decente. Cosa aspettarci? Mi aspetto Stalker, ho letto qualcosa, intravisto qualcosa, sembra che graficamente faccia paura sto gioco, bisogna vedere un po' il gameplay, i vari aspetti, come saranno. La storia, ho la sensazione che sarà molto bella, ci sono tanti dialoghi, cutscenes, cose del genere che magari i primi Stalker non c'erano perché erano un po' più, come dire, crudi sotto certi aspetti. Però voglio sperare ci sia anche un bel open world da esplorare, con loot da trovare, cose di questo genere, mi aspetto tante cose secondarie. Mi aspetto tanto da questo gioco, preordinato con la Ultimate Edition, quindi avremo anche la possibilità di avere delle quest secondarie ulteriori, non mi ricordo se più di una, o comunque dovrebbe esserci una e dovrebbe approfondire un po' la storia, mi pare, qualcosa del genere. Prendete con le pinze quello che sto dicendo, oltre a vario equipaggiamento che non ci dà il gioco all'inizio, ma bisogna comunque trovarlo nella zona. Detto questo, io non perderei altro tempo, cominciamo con la difficoltà più difficile, perché a me Stalker è un gioco difficile, questa è la mia opinione, deve essere un gioco difficile. Non ci aspettiamo chiaramente lo Stalker delle mod, quindi se avete giocato al mod pack Gamma, la mod Anomaly o altre mod più hardcore per gli altri Stalker, questo non sarà quello, quello è poco ma sicuro. Il Stalker di base vanilla è molto diverso da quelli presentati dalle mod. Però ciò non vuol dire che non sarà difficile, non vuol dire che non sarà molto bello. Chiaramente se mi piacerà il gioco, sicuramente spererò nelle mod tipo Anomaly che verranno in futuro, perché questo gioco è da poter provare anche come survival puro, senza storia o tante altre cose di questo genere. Quindi difficoltà più difficile di tutte, vedremo come si comporterà il gioco, quali aspetti cambieranno, se i nemici saranno più tosti da uccidere o se avremo meno munizioni, non so bene cosa comporta la difficoltà più difficile, ma a noi piacciono le sfide. Detto questo, non perdiamo altro tempo, immergiamoci subito in questa storia. Останнє питання, докторе Даліна. Ви впевнені, що периметра навколо зони достатньо? Якщо відбудеться потужний викид, то ми... Послухайте, зона була стабільною роками. Окрім того, ми б не заснували найбільш передову інституцію в історії людства, якби не гарантували її безпеку. Як голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони, або скороченого НДЧАЗу, я вірю в те, що чудеса, які ми принесемо у світ, перекривають усі ризики. Наскільки великі ці ризики? Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ми, звісно, можемо остерігатися будь-яких змін. Але скажіть мені, ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів? Чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? Підрозділи аварійно-рятувальних служб прямують на місце. Кількість постраждалих уточнюється. Нагадаємо нашим слухачам, що це вже другий інцидент. Закликають населення зберігати спокій і запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем.
Ah, così di brutto, proprio di colpo. Cosa sta succedendo esattamente? Una specie di tempesta. Uno Psystorm. Herman. Нормально. Нормально. Non siamo schif. Розбушувалося сьогодні. Бачиш, а? Оце так жахнуло. Не пам'ятаю подібного. До місця далеко? Не зовсім. Ma... Un corvo morto. Центральний після викиду піднімуть по тривозі. Але є інший шлях. Тріщина в стіні лівіше розлому. Жить. Сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Проте цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Один вдалий запуск, і уламки перетворяться на золото. Дев'ятий сектор. Бачу розлом. Повторюю. Розлом в дев'ятому секторі. Центральний! Показу, що знайшов. Ось. Parlo poco chiaramente per goderci tutti quanti, incluso me stesso, i dialoghi. Я бачив артефакти, що виносили з зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А цей твій? Він не з зони. Звісно. І де ти його знайшов? Під ліжком лежав. За кого ти мене маєш? Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер? Якщо це не артефакт, то він рознесе все до бісової матері! Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайном! Спокійно. Цей камінь винен мені новий дім. Ворушись. Ми втрачаємо час. Дістанься бункера вчених. Негода пояснить, що робити зі сканером. Він уже чекає на тебе. Щасти. Ok, quanto pare abbiamo trovato un artefatto a casa nostra che ha sfondato il muro e adesso andiamo nella zona per cercare di capire cosa sia. Deduco questo dall'inizio, quindi una cosa un po' diversa, perché solitamente non ci sono artefatti al di fuori della zona. Penso sia quella la particolarità di Stalker 2 a livello di storia. La grafica fa paura comunque, ragazzi. Sto giocando tutto su Epico e mamma mia. Veramente è buio, quindi la qualità non sarà il massimo per voi, immagino. Attivare la torcia con L. Ho lasciato i dialoghi in ucraino, penso sia, comunque la loro lingua nativa. Perché per me Stalker è quello, c'era o quello o l'inglese, però ho preferito lasciare la lingua loro con i nostri sottotitoli, così tutti capiamo qualcosa, chiaramente c'è da leggere. Qui non so se si può già esplorare qualcosa, con M abbiamo il PDA, qui siamo al bordo della mappa. La mappa che è open world, quindi in teoria ci sono caricamenti tra una zona e l'altra. Qui vedo addirittura zone che probabilmente si esploreranno in futuro. Qua zone che forse verranno sbloccate con future espansioni DLC, chi lo sa. Noi partiamo da qui, quindi non partiamo da dentro la zona, siamo proprio al confine della zona. Seguiamo il tutorial, chiaramente. Varca il perimetro. Con L da torcia abbiamo solo una pistola per ora. Con Tab abbiamo un menu radiale, perfetto. Con I immagino un inventario, con l'animazione, tanta roba. Questo è lo scanner di Topaz, che ci aiuterà appunto a capire cos'è l'artefatto che abbiamo portato da casa nostra, a quanto pare. E questa è una qualcosa che si è aperto e a quanto pare anche i militari stanno cercando di capire il come, o comunque stanno cercando di contenerlo. Qua penso non ci sia altro da fare. Peccato che il PDA non sia in 3D, che non si vede l'animazione anche del dito che preme il pulsante eccetera, come su Anomaly almeno. Io sono abituato a Stalker, a Gamma, Anomaly, la Gamma mod, il mod pack di Gamma. Però se abbiamo dritti, seguiamo il tutorial all'inizio, chiaramente non c'è molto altro da fare. Chiaramente sarà un po' scuro per voi, mi dispiace, ma capisco.
Usa spesso saltare o scalcare un ostacolo di fronte a te. Chiaramente cercherò di tagliare anche il meno possibile col montaggio, probabilmente quasi zero, in modo tale che tutti, anche voi, possiate godervi la zona in sé, i viaggi, cose di questo genere. Non parlerò sempre, parlerò quando necessario. Controllo per abbassarti. Ok, per adesso i tassi sono quelli che uso solitamente. I kit medici ripristinano la salute, le bende fermano l'emorragia. Fin qua. Kit medico. F per raccogli. Qui si apre? No. Poi chiaramente qui si può andare corpo a corpo. Corpo a corpo è con uno, pistola con due. Ok, perfetto. Diversi attacchi per il corpo a corpo? A quanto pare no. Cos'altro abbiamo qua giù? Graficamente è sbalorditivo. Per adesso non sto avendo problemi di lag o cose simili, pensavo all'inizio. Non si può fare nulla. Vediamo se si trova qualcosa di interessante. Non sembra. Non penso ci si possa andare, ecco, diciamo. Non penso ci si possa stendere, ecco. Temperatura bloccata. Alcuni oggetti possono essere danneggiati o distrutti dalle armi. Ottimo. Può anche sbirciare, interessante. Sono varie, diciamo, interazioni per le varie situazioni, i vari oggetti, armi, cose di questo genere. Entra nel condotto fognario. Tutto armato. Dammi tasto sinistro per sparare. C'è da sparare qua. Quello è un tizio? Un'anomalia? Fighissima tra le altre cose. Vipere segue un attacco corpo a corpo. Ok. Questo è morto a causa dell'anomalia, suppongo. Abbiamo anche qualcosa che ci permette di capire quando un'anomalia è vicina. Estremamente dannoso per la salute, non abbassa nemmeno la guardia nella zona. Perquisiamo il corpo, c'è cioè una K, un mini AK, un po' di munizioni, interessante, prendi tutto. E anche il suo palmare, che a quanto pare può essere venduto per soldi. Non penso si possa utilizzare per informazioni. Anzi sì, apri palmare. Promemoria di un soldato, qui ci sono anche varie cose da leggere, come potete vedere. Tutto il personale della Forza di Sicurezza Perimetrale Internazionale deve attenersi alle linee guida illustrate nel codice etico professionale. Prestare servizio e combattere con diligenza nell'ambito della propria attività, ad esempio proteggendo il perimetro dalla minaccia presentata dalla fauna ostile, a volte indicata con il nome di mutanti e dei gruppi armati. Insomma, una serie di indicazioni per i soldati, in poche parole, niente di troppo assurdo da sapere. Poi il nostro diario. Dalla padella alla brace, sono tornato dopo 3 anni di servizio per rilassarmi dopo tutto quell'inferno, per smerciare in pace qualche rimasuglio, vale a dire qualche reperto meno pregiato di quelli consumati dopo essere stati portati fuori dalla zona da qualche stocco infortunato, e per bere nel mio appartamento pieno di fumo e fissare la TV come fosse una finestra, insomma per fare la bella vita, in queste poche parole. Tutto sembrava andare secondo i piani, finché una notte la mia casa è saltata in aria, scusate, un'anomalia, proprio nella mia cucina. Ha distrutto quel poco che avevo, per poi lasciarmi un altro rimasuglio. Solo che questa volta era diverso. Un'anomalia speciale, un rimasuglio speciale, e se ciò che dice un certo Herman è attendibile, mi aspettano un sacco di soldi se riuscirò a ricaricarlo con il suo marchingegno. La fregatura è che dovrò avventurarmi nella zona per riuscirci. Ho sentito abbastanza storie sulla zona da volermi tenere alla larga, ma è stata lei a bussare alla mia porta. Beh, è il momento di farci un salto. D'altra parte, peggio di così non potrebbe andare. Come diceva il mio comandante, degradato, se è scritto che finirà impiccato, non rischierai mai di annegare. Giustamente, saggio il comandante. Comunque, adesso abbiamo la K, le munizioni, quindi possiamo anche prenderlo in mano. Adesso ricarichiamo, qui c'è un'altra K. Quella cosa tornerà probabilmente, quindi prendi tutto e porta a casa. Prendi, via, 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 via. Ok, siamo passati. Qua c'è un cadavere, con un medikit. Penso si possono cambiare munizioni, ma non penso ci sia ancora. Non penso avere altri tipi di munizioni. Ok, usiamo i tasti Q per il kit medico per applicare la benda sulla ferita. Quindi o teniamo Q, usi questo, tenendo premuto usi questo. E con l'altro tasto, che sarà immagino E, usi l'energy drink, tenendo premuto invece il coso antiradiazioni, i farmaci antiradiazioni. Probabilmente funziona così. Qua ricarichiamo, di qua si torna indietro. Sì, qua dove c'è l'anomalia, quindi c'erano due strade. Adesso andiamo colpo singolo, che non si sa mai. Di qua c'è dell'altro. Di qua è dove siamo venuti adesso, esatto. C'è il tizio morto, quindi possiamo proseguire e finalmente andare all'esterno. Gadget, non usi prove. Vinti i rosicchi bunker. Vi storci odmono
I per aprire l'inventario. Sì, qua ci dice i tasti rapidi. Va benissimo. I soldati parlano di cose delle quali non si capisce bene cosa siano. Controllo in perimetro. La bussola mostra informazioni. Quello che cacchio è? Ma che... Ah, sti cosi dannati. Già ci siete. No, ricarica, ricarica. Crepa. Madonna mia, che tencoso questo bastardo. Comunque abbiamo la bussola e ci dice varie cose. Chiaramente i marker sono... I marcatori sono abbastanza intuitivi, deduco. Purtroppo non vedrete nulla voi. Ma non vedo niente neanch'io in realtà. Forse un po' di più, meno pixellato, ma... Quella è la questione. Vediamo un po' la mappa. Qui davanti è andata di tonno. Raggiungi il laboratorio mobile. Siamo vicino a un fiume. Comunque l'obiettivo è qui nei paraggi. A pochi di metri da noi. Qui si può... Perquisisci. Ok, abbiamo trovato vodka del cosacco. Acqua. Latte condensato. Munizioni 9x18. C'è un tasto per prendi tutto. Perfetto. R. Quindi vale la pena lootare a quanto pare. Quindi bisogna controllare qualsiasi cosa. Non so se la torcia viene vista dai nemici in lontananza. Può essere. Speriamo. In teoria è molto avanzata. Qui c'è qualcosa di interessante. Da notare come con la torcia si vede. Senza torcia non si vede praticamente nulla. Voi direte è buio. Sì, ma non è così scontata come cosa. Ci sono cose in questo gioco che bisogna anche studiarci un secondo. Con V si fa il corpo a corpo con l'arma. Quindi si può anche calciare. Usare il calcio del fucile in corpo a corpo. Che probabilmente non è efficace quanto il coltello, puoi immaginare. Possiamo fare combo? A quanto pare sì. Wow, ok, figo. La bullet stock e noi esploriamo qualsiasi cosa. Una cosa che però non voglio, vorrei un'esperienza un po' più realistica, quindi rimuoviamo quanta più HUD possibile. Ho tolto il mirino, ho tolto la bussola, almeno abbiamo qualcosa di un po' più minimal a livello di HUD, che sparisce pure dopo un po', quindi va benissimo. Perché a me Stalker piace così nudo e crudo, senza aiutini, cose alla Skyrim, no, io non voglio nulla. Piuttosto apriamo sempre la mappa col PDA, come se stessimo giocando veramente un gioco di survival pesante. L'icona del cibo segnala che è il momento di mettere qualcosa sotto i denti. La tua efficienza in combattimento risulterà ridotta se non lo farai. Ridotta in che senso? Meno stamina? Meno stabilità di mira? Quello è un attimo da capire. Immagino che qui ci sia del cibo. C'è addirittura un tizio moto morto con una bella cappa. Prendi tutto, bende, proiettili, raccogli. Sexy, molto sexy. Vediamo un po'. Bella animazione. Abbiamo 10.000 K piccolini. Farei una cosa. Per adesso ce lo portiamo perché magari si può vendere. Questo si può ruotare per caso. Scarica, equipaggiamento, iscrizione. Non si possono ruotare gli oggetti. Male, male, molto male. Allora, questa è un bella KM74S. Per quanto a me piace Baby AK, questo purtroppo è superiore in qualsiasi senso. Quindi ci lo teniamo. Ah, comunque gli AK, vedete, non li ha sommati. Quindi una K occupa, in questo caso, 8 slot di questi qua piccoli. Se ne abbiamo due, sempre 8 slot, ma si sommano. Chiaramente, se siete abituati a Stalker Anomaly, al mod pack di gamma... Stalker, che comunque di base non è così hardcore, difficile come gioco ma non così hardcore survival, mettiamola così. Quindi anche io devo abituarmi un po' a questa cosa, sebbene non ne sia un fan, perché io non vedo l'ora anche di vedere delle mod che rendono il gioco molto più difficile in tutti gli aspetti. Tuttavia ha già tolto tutte le munizioni da dentro, quindi con questa cappa dobbiamo andare a nozze. Fantastico, ci piace. Belle animazioni, mi gustano. Qui cosa abbiamo? Salsiccia. Il salsiccio. Abbiamo un salsiccio. Poi qui nient'altro. Comunque a quanto pare esplorare vale molto la pena. Quindi qua c'è qualche residuo umano. Il mondo sembra fatto anche bene. Graficamente, a livello di... Veramente grafico, di luce, sembra veramente Dio. Dettagli epici, ribadisco tutti quanti. Sono 40-70. Sotto in descrizione vedete comunque le caratteristiche del mio computer. Non so come gira il gioco con computer un po' meno potenti del mio. Quindi lì c'è un attimo da vedere. Per adesso a me sta girando molto bene comunque. Beh, lui vuole che mangiamo, deduco. E mangiamoci la salsiccia. La salsiccia. Ah, ci sono animazioni alla Tarkov. Ok, perfetto. Molto bene. Io devo andare qui davanti. Forse ho dei passi. No, mi sa che ero io. Qui ci sono radiazioni. Qualche anomalia strana. Di qua se c'è qualcosa? No, di qua il passaggio è bloccato.
Quindi possiamo anche procedere. Altra vodka. Mi piace come comunque gli oggetti siano in giro. Vedete, quella, cioè, non ti dice nulla. Tu devi guardare la benda e capire che puoi raccogliere e andartela a prendere. La cosa mi piace parecchio. Una scala. Oddio, cosa c'è lì? Con le buche degli scienziati. Sotto attacco da qualcosa. Invisibile, forse è il Bloodsucker. Il ciuccia sangue. Dove è? Laggiù? No, non penso proprio. Non penso proprio. Qui c'è una cassaforte innanzitutto. Quindi tutto sempre per AK. Abbiamo molte munizioni per adesso. Ma avete visto come sono così i mutanti? Almeno quello che abbiamo incontrato, quello di base, livello 1, ha preso un caricatore intero e forse più in bocca, cioè letteralmente. Non voglio immaginare il resto. Vabbè, qua noi per scendere dobbiamo scendere, quindi ahimè, lo facciamo. C'è qualcosa di interessante, andiamo a vedere. Di notte questo gioco fa paura. Quindi tra ogni cespuglio, ogni angolo, potremo trovare un mutante che ci aspetta per la cena. Tengo a precisare che noi siamo alla sua cena. Cos'era? Per ora sembra niente. Molto bello, comunque si sente che è Stalker, eh? E la grafica fa paura. Con le mod questo gioco sarà... Mamma mia. Però speriamo comunque in una bella storia, a prescindere di base. Qui è morto il tizio? Sera? C'è nessuno? Дістався бункера. Знайди доктора Негоду. Ми домовилися. Він передасть тобі координати. Не думаю, що це буде так легко. Але розберусь. Sì, un po' distrae la questione dei sottotitoli, però mi piace l'idea di sentirli parlare nella loro lingua. Per me Stalker è anche quello. Non c'era un tizio morto qui? Si è trascinato il corpo, non ho ben capito. Non era qui, era a queste parti se non erro. Eccolo qui. Un piccola cappa, prendi tutto. Questo qua perché è diverso? La K è uguale, forse puoi mettere solo due assieme. Potrebbe essere. Tra l'altro metto scarica, quindi vuol dire che posso in realtà togliere i proiettili. Ah, con tasto G, perfetto. Menu contestuale, strano che non mi dava il menu prima. Ah, due sono morti. Variag 1, tu avevi un'arma? Cioè, ce l'aveva nell'inventario, sì. Ok, anche qui. Prendi tutto per ora, in difesa ne abbiamo abbastanza. Lascia, prendi tutto. No, vediamo se ci sono munizioni all'interno della cappa. A quanto pare non ce ne sono. Anche qui non mi dà l'opzione. Ma che cercando un attimo di ambientarmi nel gioco con le varie meccaniche che sono presenti, ovviamente. Qua si spacca oppure mi prendi in giro? No, giustamente qua non si spacca nulla. Qui c'è qualcos'altro. Foresta bruciata, nuova regione, apri palmare. Cosa ci dice? Ok, ci ha mostrato la regione proprio in sé. Ah, ci ha dato un nome praticamente. Zoomando out abbastanza il gioco ci dice praticamente il nome della regione. Ok. Usa le scale, scende velocemente lungo le scale. Quindi non si può salire velocemente lungo le scale, si può solo scendere velocemente. Qui c'è qualcuno, barra qualcosa. Bende, perfetto. Tutto ci serve. Qui c'è l'entrata al bunker. Qui non c'è una luce che funziona manco se la paghi. La bolletta. Qui c'è l'entrata, ma questa porta penso sia sigillata. Sto cercando di capire se c'è qualcos'altro da lootare. Ecco qua, munizioni, via. Altre munizioni per la cappa, fantastico. Vedete sotto abbiamo il cerchio delle azioni, la barra della salute rossa e quella sotto azzurrina invece la stamina. Ok, a quanto pare non c'è altro, possiamo andare ad aprire la porta qui, come cavolo si chiama? Latch door, non mi sfugge in italiano ovviamente. Belle animazioni, fatte bene. Ritardare il rilascio probabilmente è stata la mossa giusta per gli sviluppatori. Ci
Saltare giù da una scaletta, premi spacebar. Ok, abbiamo giù di laboratorio. Modalità. Що тут, бляха, відбувалось? Il dottore è schiattato, quindi qualcosa è qua dentro. Cos'è che hai in mano tu? Farmaci antiradiazioni, prendi tutto. Non vedo note di alcun tipo, nulla da leggere per ora. Soltanto il tizio... Lui è quello che dovevamo trovare? No, dovrebbe esserci qualcun altro. Mi pare il nome sia diverso, giusto? Qui c'è un altro morto. Controlliamo quest'area prima. Altri morti. Non so dove come andare prima. Qui c'è un baule. Munizioni di qualche tipo. Un buon medikit. Questo è kit medico scientifico. Questo invece è kit medico e basta. Ripristina la salute potente. L'emorragia riduce il medio. Questo ripristina la salute massimo. Riduce l'emorragia medio. Riduce le radiazioni pure però. Ok, qua munizioni 555, 556, scusate, che per ora non ci servono. Non vuole perdermi nulla, quindi stiamo attenti a dove andiamo. Missione compiuta. Ok, allora andiamo un attimo indietro. Valutato Nehoda, come si chiama? Qui qualcosa è entrato, non si sa come, ma sono tutti morti. Oh, un M4. Tutte queste armi? Cosa mi dice che le perderò prima o poi? Questo è il rivelatore Echo. A causa dei componenti elettronici obsoleti e dell'esperienza di utilizzo mediocre, l'unico pregio riconosciuto a questo rilevatore di reperti base è il prezzo estremamente contenuto. Ha trovato, non ho letto cosa fa il rivelatore, onestamente non me lo ricordo, ma prima o poi il gioco ce lo dirà. Cosa sai, abbiamo un'altra arma, che è una specie di M4 alla fine, che usava i proiettili, l'abbiamo trovato poco fa. Cos'è, l'1? No, il 4? Ci sono sempre dei tassi strani per le armi di Stalker. Ok, utilizziamo questo, vediamo un po' com'è. E questa è la K, ancora devo spararlo praticamente. Anzi, preferisco la K per adesso. Allora, perquisisci. Lui è un PDA che dovremmo leggere, immagino. Quanto meno lo prendiamo. Allora. Куди ти пропав? Негода мертвий, як і решта вчених. Мертвий? Господи. Забирайся звідти, негайно! Не істери. Кажи, де зберігаються дані. Знайди його ноут. Координати, вони мають бути там. Importare all'interno del PDA? Sui punti di scansione. Allora, andiamo sul diario, vediamo. Andata e ritorno. Utili informazioni, ok. Questo è quello che stiamo facendo adesso. Appunti. Promemoria del 5 luglio. Voloshin. Il nome non li pronuncerò correttamente per niente, ovviamente. In base alla mia autorità di capo progetto, ti ordino di restare all'interno dei bunker finché non ricevi le tutte dell'istituto. La sicurezza viene prima di tutto, a prescindere dal coefficiente di radiazione psionica rilevato, qualunque esso sia. Se entrerai in quella caverna ancora una volta, ti butterò fuori a calci di persona. Prima fuori dalla caverna, poi fuori da questo progetto. Quindi a quanto pare c'è ancora una caverna con dei paraggi. Conversazione con un tecnico. Siti di scansione 3 su 3. Solder. Hai ricevuto tutto? Nehoda. Sì, sono sul mio portatile. Per quanto resteranno valide queste coordinate. Solder, fino alla prossima missione. Quindi è meglio che il tuo uomo muove il culo. C'è qualcuno al bunker. Deve essere l'uomo che ha mandato Herman. Ok, questa sembra una cosa allora recente. Qua parlano praticamente delle anomalie in cielo. In teoria, ad ogni emissione le anomalie cambiano di posizione. Però se uno le studia prima dell'emissione successiva, riesce praticamente ad avere una mappa da poter navigare per passare oltre e entrare nella zona a memoria. In realtà c'è il tutorial con tutto quello che stiamo imparando, quindi se serve possiamo comunque andare a vedere qui dentro. Dobbiamo trovare un portatile. Ottieni informazioni sui punti di scansione. Il portatile non è qui. Qui si apre la porta. No. Ah sì, si apre la porta. Attiva. Poi non serve più la torcia per adesso. In realtà serve lo stesso perché qua le luci sono dimenticate di farle bene. Comunque ok. Non quelli del gioco, intendo quelli del bunker. Allora, il portatile non è qui nella stanza. Dove ha detto che è stato donato portatile? Forse è dentro, esatto. Le porte sono ancora chiuse, quindi dovremmo stare al sicuro. Minchia, sei vecchio il computer. Cioè, Windows 98. Ehi! Nagodo! Щодо дістався тебе Германів клієнт. Скажи йому, що новий викид
Новесенькі точки. А новесенькі точки – рахуночок новенький. Негода мертвий. Я Германів клієнт. Ну, ніхерасенькі у вас там блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Так, чекай, но, клієнт. А тобі Герман хоч пояснив, що з координатами то робити? Ci ha detto cosa fare, più o meno, immagino siamo per lo scanner. Non agadai? Iobana ma... Я сьогодні зможу пожерти, чи ні? Коротше, йдеш за координатами. Пхаєш свій сканер в землю. Потім відвалюєш, поки він не відпрацює. Забираєш. Второпав? Ну, а як не второпав? То це вже ваші проблеми. Я вам тут не довідкове бюро. Бувай, клієнт. Бувай, клієнт, окей. Бізон дали. Я це отримав. Сподіваюся так. Подалі лише складніше. О, добре. Бо до цього все було легкою прогулянкою. Знайди детектор для початку. Це ж бункер вчених. У них точно має бути хоча б один. Детектор вже є. Доєднайся до находи! І як мені це зробити? Знайди аномалію! Після викиду має бути легко! А далі орієнтуйся за сигналом детектора! Якщо вже сталкери розібралися, то йди впорайся! Після артефакт на пояс і йдеш ставити сканер! Тільки не помри в аномалії! Бо погодься! Буде вкрай недолуго! І quindi con l'anomalia questo possiamo trovare praticamente. Artefatti. Christopher. Dove cavolo è sto coso? Tra l'altro come si fa a utilizzarlo? Lui da molto vicino però poi si indebolisce. No, ma porco Giuda, sti tasti rapidi. Poi si indebolisce. Non sto capendo cosa devo fare oltre a farmi male. Ah, ok, è ancora più vicino. Provato. Ok, pensavo si avvicinandomi a questa di trovarlo in qualche modo. Devo sfruttare i vantaggi offerti ai tuoi reperti, di inserire in uno specifico slot. Ok, perfetto. Allora, oltre a doverci curare, siamo anche un po' pesantini per adesso. Quindi lo slot. Questo qua cosa fa praticamente? Viscidume. Un reperto comune, protezione nucleare debole. Vabbè, meno di niente immagino. Ok, perfetto. Non so bene come equipaggiare quel dannato coso, ma poi vedrò i tasti. Che cazzo? Ma stai scherzando? Aia! Ma stai scherzando? Stai scherzando? Blossack, porco Giuda, guarda, ma da dove è uscito? Ma poi già il Blossack, ma vai, via, vai. Allora, qua bisogna ancora trovare il reperto delle anomalie, eh. Però qualcosa è qui nei paraggi, vedete che ci guarda, che ci osserva. Abbiamo visto dell'anomalia, ma dov'è questo ceffo? Esci fuori solo quando prendo l'anomalia? Eh? E questo è il trucco? A quanto pare... Ok, con 6, perfetto. Era di qua? Eccolo lì, provato, ottimo. Metti in tasca, metti qua. Dobbiamo anche curarci. Allora, eccolo qui, equipaggia, subito. Usiamo una benda, l'ha usata. Senza animazione perché... Ah, ok, no, l'animazione viene dopo. Ok, ottimo, l'abbiamo salvato che non si sa mai. Eccolo, porca!
L'ho salvato quando c'è questo ceffo ogni volta adesso. Sì, ma non è possibile. Porca... Crepa! Non crepa, quello è bello, non crepa. Lo posso evitare, penso. Dove cavolo è? Eccolo! Oh, non muore! No! Ok, si può evitare in qualche modo. Ma è tostissimo. No! No! È morto? No! Pensavo fosse morto! Oddio, ma com'è possibile? Come devo farmelo sto coso? È una cosa imbarazzante. Questo l'abbiamo subito dietro di noi non appena spugniamo qua praticamente. Giusto? Esatto. Già lo sento. Addio, ricarica. Ma puoi entrare? Mica muore. Mica muore. Arma, arma. Devo scappare? Non lo capisco io cosa devo fare con questo coso. Non lo capisco. Questo è un lato di fuoco più alto. Comunque c'è coppa. Munizioni sono quelle che sono. Ma non si vede poi nulla, è buio. Ok, vabbè. Incredibile. Incredibile. Non muore. Non muore. Non è morto, vero? Oh sì. L'ho ucciso. Non ci credo. Oddio, è crepato. Porca miseria ladra, se è crepato. Uff, comunque queste cose di ottiche delle armi è un casino. Cioè per me la cappa è l'arma numero uno, non il coltello, maledizione. Uff. Questo qua comunque è un lato di fuoco pazzesco rispetto alla cappa. Dovrebbe essere interessante come alternativa. Fatto sta che salviamo subito all'istante, perché qui sto coso non voglio ricombatterlo. Tencoso come pochi, madonna, ci ha preso tutti i caricatori a momenti. Cosa c'è a terra? Nulla. Niente da fare. Non male come inizio, vero? Cioè, assurdo. Tu sei morto, immagino che tu sia morto. Abbiamo recuperato un po' di munizioni, un po' di medicinali. Qui non c'è nulla. L'indicatore indica il livello di reazione stesso. Meno presto esposto che più danni subisci. Oh, basta, basta, basta. No, non questo, vabbè. Ogni volta faccio il doppio tasto, invece devo tenere premuto per le reazioni. Ok, potevo anche bere qualcosa, ma non importa. C'è qualcosa che si può utilizzare, non sembra. Incredibile. Comunque sì, ci sono certi mostri che senza il fuoco automatico non li batti. Quello col fuoco singolo, con la modalità fuoco singolo, e voglia morire. Diamo un occhio alla mappa, non guardiamo da un po' di tempo. Ok, siamo sul posto in realtà, lol. Laggiù. Penso sia il luogo. Cosa bisogna fare qui? Tasto 6, 7. Piazza scanner. Ok, perfetto. Belle animazioni comunque.
Via, immagino. Non so dove, ma via. Sta spaccando fuori tutto. Не дочекайся. Слухай, заряджання завжди таке непримітне. Ні, але ж у тебе і каменюка незвичайна. Сканер! Перевір сканер, хутко! Зарядився! Prendi lo scanner, posso passare qua? Prendi scanner, via. Бляха, хрін там. Так і знав. Казав же, валити треба. Повертайся, поки я сам не поїхав. Та тихо, не панікуй. Час іще є. Іду до наступної точки. Qua posso trovare praticamente qualcosa, giusto? Boia, mi ha fatto un male devasto. Come non detto. Mamma mia, se mi ha fatto male. Non si capisce quale sia il limite. Sai cosa? Ciao, sono un piacere. Prossimo punto, dov'è di là? Immagino di sì, esatto. Ops, ogni volta con questo esc per la pausa, in realtà non devo utilizzarlo. Ok, procediamo. Qui c'è qualcosa da lootare? C'è qualcosa da lootare. Sembrava di no, stavo per arrendermi. Invece c'è del cibo che dovremmo mangiare. Poi vediamo un po' cosa abbiamo qui. Latte condensato, riduce la fame al massimo. Ok, usa. Sexy. Sexy. Non c'è nient'altro, credo, qui. Questo non si spacca. Ok, proseguiamo. Ci divertiremo un mondo qui a bestemmiare. Ma, mi hanno già visto? Fa piacere. Mi impazziti con la granata. Avevo sentito qualcosa di simile a una granata. Muori, bastardo. C'è un altro. Dov'è? Non ho visto più la flashlight, pensavo fosse morto. Invece la torcia non c'entrava nulla. Ok, perfetto. Banditi eliminati. Cura. Qui non ci siamo altri AK di questo genere. Prendiamo solo le munizioni. E qua stiamo prendendo 10.000 cose. Vi dirò, buttiamone via alcuni. Lascia tutto. Lascia tutto. Chi se ne frega delle armi per adesso. Questa qua lascia. Tanto qualcosa mi dice che queste armi non ce le porteremo con noi. Non so perché ho questa sensazione. Mi interessano più le munizioni che altro. Riesco a essere veloce piuttosto che essere pieno di roba addosso. Scarica. Uno o due proiettili a botta. Proprio munizioni, mi raccomando. Però trovare i cadaveri è un po' un'impresa. Perché chissà dove li ho ammazzati qui. Ammazzati un po' ovunque, quello discorso. Vedete, ho già lootato. Un altro da qua dietro, esatto. Prendi tutto, tranne questa, lascia. Ti hai premuto. Fucile a canne mozze, questo potrebbe dare inutile però. Ho sbagliato. Fucile a canne mozze. Teniamo questo M4 sicuramente. Cos'è quello scudo rosso? Durevolezza, ok, praticamente è mezzo scassato. Quindi probabilmente non è affidabile. Però ce lo teniamo buono, perché non si sa mai. Dovrebbe esserci forse un altro cadavere. Non lo so. Questa è tutta roba che ho lasciato io. Ok, muoviamoci. Qui c'è un loro accampamento. Potremmo cucinare, no? Non si può cucinare, però possiamo fregargli il cibo. Tanto loro non ne avranno più bisogno. Spacca tutto, spacca. Ottimo, molto bene. Qui dove bisogna andare? Poco più avanti, praticamente. Abbiamo perso tutto quanto? Sì, direi di sì. Muoviamoci in questa direzione. Vedo un altro fuoco, quindi potrebbe esserci altri banditi. L'acqua in movimento è estremamente ridotto. Ci sono anche le radiazioni. Qua è lentissimo, perché si affoga a un certo punto. Oppure si può andare avanti lentamente e basta. Dunque possiamo evitare. Abbiamo provato l'acqua che rallenta in maniera assurda. Qui stiamoci attenti. Passiamo a colpo singolo. Questa schermata così cos'era? Ah, forse l'effetto dei medicinali e delle radiazioni.
c'è niente, purtroppo. Треба ставити сканер і звалювати звідси. Sto uccidendo cose, stanno uccidendo. Ma che ca... Porco Giuda traitore, ma stai scherzando? Cosa sta succedendo? Che cacchio? Non ho parole di quello che sto vedendo. No, non mi avrei mai infame. Dove devo andare a mettere sto coso? Lì davanti, ok, ascolta. È stato un piacere questo posto, è maledetto. Via, corri, via. Devo andare lì dentro? Spero di sì. Aia, tua madre. Veramente, è la follia. Follia pura. Ok, lo scanner si piazza qui a quanto pare. Qualche altro scherzo? Eh? C'è un tizio schiattato male. Penso sia il nostro amichetto. Dammi la roba, grazie. Questa è la caverna di cui parlavano. Vuoi qualcosa da darmi? Qualche regalo? Oh, medicinali, perfetto. Sempre ben accetti. Piazza sto scanner, fa una carità. Mo' dove mi butto qui? Via, 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 via. Fuori, fuori, fuori. E qua il fuori è peggio del dentro. Prendi lo scan, perfetto. Poi anomalie di vario genere. Diamoci la bevuta di vodka, che mi passa tutto. Anomalie del fuoco. Prendi lo scan. Ma... non volevo fare questo. Prendi lo scanner. Perché non me lo fa prendere? Ah, perché devo girare dall'altra parte. Premo sempre E per il tastazione. Скоро дізнаємось. Зітруй là. Mi stanno prendendo ammazzate la zona, mamma mia. E siamo solo a perimetro. Скіфе! Ти там? Я стільки військових ще жодного разу не бачив. Скоро все перекриють! І ти вже з зони не виберешся! Гем, лишилась остання точка. Ти мене чув? Кидай той клятий сканер і повертайся! Мені немає куди повертатись. Відбій. Ok, quindi non torneremo indietro. I soldati stanno chiudendo la zona. Quindi è all in. Tutte tombe. Wow, che allegria. Mi mette proprio poca ansia la questione. Dove cavolo è questo punto per lo scanner? Oltre il muro? A quanto pare sì. Oltre il muro. Cosa c'è? Da bere? Una bella introduzione con bestemmie, mutanti forti, tostissimi, 10.000 anomalie schifose che ti vogliono far male, questo è morto nel bagno, brutta fine. Qua si può entrare e rubare qualcosa? Forse dalla finestra, chi lo sa? Chi lo sa? Comunque non penso sia troppo qui nell'area introduttiva da dove lootare. Cioè c'è, ma verrà mantenuta la questione. Ah, qua si entra innanzitutto, quindi per entrare si entra... Luta tutto, un bel po' di robe, munizioni, benda, nient'altro. Tra l'altro, chiaramente, se vedete cose che magari voi non avete, perché io ho comprato l'Ultimate Edition, quindi ci sono lo zaino particolare, forse la skin diversa, cose del genere. In più, equipaggiamento unico, però devo trovare comunque nella zona, non ti viene dato all'inizio della partita. Comunque, pensiamo allo scanner. Lo scanner Topaz. Ok, qua è tutta animazione, quindi non devo fare niente io praticamente. Ну що там, аномалія? Тихо.
Бачу сканер. Проводжу пошук аномальної активності та радіоефіру. Щось тут не так. Ти, Дім? Ти, Надар. Пішли. Oddio. Gruppo di tre ceffi. Булат доповідає. Та прийом, що була. Глава ПДА. Тут хтось є! Це кінь. Sì, cavolo, mi puzza di Clear Sky dalla benda sul braccio. Sì, questi sono Clear Sky, sicuro. Gli uniformi così azzurri sono loro. Ho questa sensazione. Non ci ha ammazzati. Oddio. Che figata. Oh no, esplode male adesso. Oddio. Fatto bene però. Shit, be the ball. Wow wow wow! Ne pohani fairwerk, ha? Ти хто такий? Che tocca a chi? Я твій янгол-охоронець. Невже. Лови болт. Болт? Нахрен мені болт. Озирнись навколо. Твою ж. Ага. Кидай болт в аномалію. І поки вона перезаряджається, біжи. Зрозумів? Давай, удачі. Ok, quindi siamo circondati da anomalie di questo tipo, che poi vedremo un po' come si chiamano. I bulloni possono aiutarti a scoprire la presenza di anomalia, determinare l'estensione e anche a neutralizzarle temporaneamente. Usa tab per aprire il settore oggetti e selezionare il bullone con la rotellina. In realtà posso farlo già così senza... No, per forza con tab. Ah, qua, perfetto. Questo intendeva. Bullone. Ok, perfetto. Quindi deduco che di là sia una buona opzione. Via, 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 via. Ok, siamo passati. Questo che cavolo è? Amichevole, a quanto pare. Знав, що в тебе вийде. Ну, гаразд, не знав, але сподівався. Як тебе сюди занесло? Без спорядження, тобто. L'avete perso tutto, come immaginavo, cavolo. Non ti riguarda, è una lunga storia, sto cercando qualcuno. Dai, rimaniamo non aggressivi, ma neanche troppo buoni a dire tutto quanto. Не пощастило мені, якщо коротко. Краще скажи, де я тут можу про одну людину розпитати? З пошуками? Це до Залісся. З Мольфаром, барменом місцевим, потервенеш. Може, він тобі щось і розповість. А може й ні. Залежить від... Ма! Косий! Ну, йоперний театр! Тобто, бачиш, qualche sparo, non so bene dove siamo. Ora proviamo a seguire il tizio. Abbiamo perso tutte le armi tranne la pistola. E a quanto pare quelli che secondo me sono di Clear Sky. Chi ha giocato gli altri Stalker sa di cosa parlo. O quantomeno almeno Anomaly. Anche se non avete giocato i Stalker, i primi Stalker di base, dalle uniformi sembrano Clear Sky. Però qualcuno ci ha risparmiati per qualche motivo. Ma qui dove eravamo prima di arrivare al... Rahunke zvesti vyrishiv, tak? Як же все це курва невчасно. Questo non ha nulla. Curva necessaria. Ah, qua è dove? Ok, sì, noi abbiamo pezzato lì la roba e siamo venuti da lì, giusto? Sono scappati in quella direzione. Nessuna arma. Малою це розгрібати будемо. А ти чого тут штани протираєш? Дуй в залісся.
І про все це ані слова. Інакше теж тут ляжемо. Okay, non ci posso più parlare, non dice nulla. Ah, sì. Давай темпі. Якщо тебе тут побачать, то будеш потім з усією вартою воювати. Які сей? Слухай, а ти взагалі хто? Звичайний сталкер. Колись був провідником, водив людей дорогами зони. Потім, щоправда, заблукав. В житті. Так що довго зі мною не ходи, погано закінчиш. Окей, які сони Ward? Ти згадував варту. Хто це такі? Охорона Енді Часу. Здоровезного інституту на болотах. Це офіційно. А неофіційно. Майже вся зона під нею ходить. Іншим угрупуванням таке навіть не снилося. Вони, звичайно, спробували, але Коршунов швидко показав, де їхнє місце. Щоб не плентилися під ногами у нового світу. Коротше, краще варто обходити якнайдалі. І точно не чеши їм язиком про все це. Ok, quindi a quanto pare la zona ormai in mano a questi Ward che difendono l'ISRAC, che è quell'istituto che hanno creato, che ha creato il governo per far sì che gli artefatti possano essere mostrati al mondo, bla bla bla, no, quella cosa abbiamo sentito all'inizio. Ok, ci sta. Quindi sono Freedom and Duty, abbiamo scoperto che ci sono Freedom and Duty come negli altri Stalker, e però adesso non valgono neanche la metà di quello che erano una volta, a quanto pare. Infatti sono stati messi in riga dai Ward, quindi i Ward sono quelli che controllano tutto, ma a quanto pare ci sono ancora delle fazioni che cercano di farsi i fatti loro, comunque di cercano di sconfiggere, comunque li contrastano. Ne ha parlato di alcuni sensori. Proiettile sensore ti згадував. Це вартівська штукенція, типу бортового самописця. Записує все, що навколо загону відбувається. Як попаде не в ті руки, а ще гірше в ті, о, краще не думати про це. А ти всім допомагаєш? Чи я якийсь особливий? Як казав мій уявний батько, можеш чимось допомогти, синку, то допомагай. А не можеш – не заважай. Так що давай, не заважай. Ну, або допомагай. Тут неподалік на поштовому мої хлопці. Віднеси їм пару аптечок. І добру справу зробиш, і знайомства заведеш, і звідси швидше звалиш. Ok, c'è andato una quest, quindi parlare basta la pena. Quindi non possiamo trovare altro. Oddio, se non avessi lootato sta roba prima, forse me la sei trovata in tasca. Anche se secondo me ho perso più le armi. No, forse qui lootarlo subito è stato un errore. Vabbè, chiaramente non potevamo prevedere la cosa. Quindi amen. Noi potenzialmente potremmo tornare addirittura indietro. Bottino di un bandito. Ho rubato delle scorte da cui novellini. Tornerò a prendere domani. Potrei tornare lì indietro, ma ne vale la pena a questo punto? Non lo so se ne vale la pena. Qui c'è un nascondino dimenticato. Assolutamente andiamo avanti e basta. Anche se mi dispiace lasciare quella roba dietro, in tutta onestà. Visto che non abbiamo nulla, forse conviene un attimo fare un salto indietro, vedere cosa c'è. Abbiamo la luce dalla nostra, finalmente. Quindi dovremmo riuscire a vederci qualcosa. La notte veramente è stato un intro da bestemmia. Qui c'è da stare attenti, perché chiaramente sono anomalie ovunque. Ci abbiamo messo un po', chiaramente, perché abbiamo dovuto combattere varie cose. C'è stata un'emissione, a quanto pare. Un duro risveglio. Ok, usa P per aprire la mappa. Vabbè, ora non ci interessa. Mi interessa, più che altro, capire se questa anomalia c'è ancora, innanzitutto. Mentre spoiler la zona, minchia, mi sono perso il tutti, vabbè. Qui c'è ancora l'anomalia? O si può andare di sopra in tranquillità e lootare? Punto di domandona. Non so cosa c'è. Sono dei posti che siamo dimenticati di guardare. Le informazioni sulle missioni disponibili attive sono sempre a tua disposizione sul palmare. Ok. Voglio capire se qui si può trovare qualcosa all'interno, visto che è stato abbastanza spaventoso prima. Adesso però non ci sia più niente. Interessante. Però ci sono tante radiazioni in questa zona. Quelle ci sono, non mancano mai. Ho sbagliato? No, non volevo. Ci sono anche dei vocali, a quanto pare. Ma intanto c'è un po' di lag quando apro il PDA, cosa del genere. Ma niente di serio, onestamente. Tutto abbastanza fattibile. Qui non vedo nient'altro. Qui c'è qualcosa? No, mi ha illuso, bastardo. Che cavolo era? Porco Giuda.
tutta sta fatica, spero di trovare un minimo di loot. Adesso non sto trovando una sega, praticamente. Però almeno non c'è più l'anomalia. Mi si torna indietro, voglio tornare sopra io. Oh, qualcosa. Allora, abbiamo un kit medico militare che cura al massimo, riduce le emorragie in modo potente e munizioni 5.45. Non ci serve a nulla. C'è la radio, che per adesso non ci interessa. Sì, avrei preferito qualche munizione diversa da quella. Qui si fa qualcosa sul tetto. C'è un tizio. Che cavolo è? Come faccio a capire chi è chi? Dagli uniformi? Dove impararmi gli uniformi? Cioè, quello che cacchio è? Non mi pare ci dica qualcosa il gioco. Procuriamoci un attimo. Il gioco non ci dice niente. Amico o nemico? Soldato Ivanov. Un soldato Ivanov. Stavo per spararvi a voi. Cioè, bisogna vedere visivamente gli uniformi per capire chi è chi. A quanto pare sì. Continuiamo a tornare indietro perché qua vediamo comunque cose interessanti. Magari troviamo posti che prima non abbiamo trovato perché era troppo buio. No, non scherzare con me. Non scherzare con me. A quanto pare non si può nuotare più di tanto, ragazzi. Sono affogato dentro a un'acquitrina. Com'è possibile, dai? Mamma mia. E tra l'altro devo riluttare di nuovo quella zona. Porco Giuda che maroni. Porco Giuda che maroni. L'andiamo a lootare perché chiaramente ci sono dei kit medici, cose che ci servono, quindi perché no? Abbiamo capito dove bisogna andare, penso. Il palmai contiene informazioni, le missioni attive disponibili, abbiamo già letta sta cosa. Ok, qua facciamo veloci perché tanto sappiamo dove andare, ribadisco. Qua ci sono i pipistrelli, ok, già lo so, perfetto. Sto già facendo la speedrun praticamente. Quindi non so se vale la pena riaprire queste casse. Ma secondo me se non c'è roba una volta, non c'è roba neanche la seconda volta. Ok, abbiamo preso tutto quello che ci serviva a prendere, perfetto, via, fuga, qui si può aprire, la cassa sicuro, la porta non credo, bisogna fare forse il giro dal tetto. Devo dire che giocare senza bussola è un po' fastidioso chiaramente perché non vediamo nulla, bisogna sempre aprire la mappa per capire dove andare. Quello poco mi assicuro, vediamo un po', giochiamo per adesso, no, ma no, 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 no. Quindi voi spawnate a random. Devo anche sistemare la dannata sensibilità del mouse. Via di Makarov, dannati cani. Muri. Ancora. Dov'è? Eccolo lì. Ma porco. Ok, anche un po' troppe munizioni sprecate. Posso lucarli sti cani? Non hanno nulla? O forse sì. E un altro! Ma vai giù, vai. Che vita da cani. Vita da cani. Tra l'altro ho il medikit adesso. Ho due medikit degli occhi. Vabbè. Evitiamo l'acqua. Quello l'abbiamo capito. La evitiamo. A quanto pare, quando si muore, si respawna, i nemici possono... sexy però! Abbiamo in una cappa perché ce lo siamo tenuti qui da prima. Quindi senza volere qualcosa in tasca ce lo portiamo. Certo, avessimo munizioni, che poi in realtà ce le abbiamo. Queste qua le raccogliamo adesso perché voglio pensare di non perdere ogni nuovo equipaggiamento. Giusto? Quindi... Ok, carichiamo. Munizioni diverse. Che tipo di munizioni abbiamo esattamente? Queste sono PP. Qui sono tipo perforante. Ottimo. Andiamo colpo singolo per adesso. Che abbiamo già lootato, giusto? Sì. Cioè, quella roba era proprio all'inizio. Come ho fatto a mancarla? Beh sì, era pieno di buio totale. Deduco se fosse quello il problema. Stiamo attenti. E qua c'è vegetazione molto fitta. I nemici spawnano anche in questa zona iniziale. Perché qua praticamente ci si può tornare quando si vuole.
essendo appunto all'inizio, avendo perso tutto, ribadisco, conviene tornare adesso indietro a prendere questa roba che voglio pensare sia di base, no? Basilare. Equipaggiamento basilare, tipo medkit, cose del genere. Il punto è dopo il bunker o prima del bunker? Dopo il bunker. Qui abbiamo delle... Non so se puoi trovare sempre qualcosa oppure no. In termini di artefatti. Quello, comunque, l'elevatore non ce l'hanno rubato. Puoi immaginare perché facesse schifo. L'ho già lootato prima, a memoria. Questo è qui nella casa? Dovrebbe essere qui nella casa, o qua fuori, a qualche parte. Mappa, a me? No, è dall'altra parte della casa, non ho capito proprio niente. La casa era questa, si esce da qui? No, è dall'altra parte. Qua si può anche saltare, vedete? Comunque la mappa ti permette di giocare anche in modo... Non è così lineare come sembra. Qui c'è della vodka nella latrina, la prendiamo perché siamo disperati, guarda, ma se no ci terrei un minimo di salute. Quel loot non sto cercando di capire dove cavolo è. No, secondo me non si può più raggiungere. E qua noi ci siamo... Si può passare di qua? No, qua vedete dove salta il muro, giusto? Qui dobbiamo saltare il muro, non si può più tornare indietro. Abbiamo perso tempo, però possiamo ricontrollare quest'area per vedere se abbiamo lasciato del loot indietro. Probabilmente questo era qualcosa proprio... All'inizio... Che qua c'è la strada. Noi siamo saltati all'interno della zona. Qua, tra l'altro il cerchio cosa vuol dire? Semplicemente forse l'area. Può essere, può darsi. Qua giù voglio vedere se l'edificio è lootabile. Le azioni per adesso ci fanno anche un tanto male perché non abbiamo neanche una maschera. Tu sei lootabile? No, non sei lootabile per niente. C'è una bestia morta. Una di quelle cose che abbiamo trovato all'inizio. Che non so come vengono tradotti in italiano, in tutta onestà. Forse qua troviamo qualcosa nelle rovine. No, qua è bruciato tutto, io pensavo non ci sia nulla, infatti non c'è nulla. Proseguiamo un po' il muro, sennò poi torniamo al punto di partenza, o meglio, al punto di ripartenza, dove siamo spawnati dopo la scena, no? Animata, la cutscene. E capire un po' come muoverci per andare avanti. Posso camminare mentre ho questa cosa in mano? No, purtroppo no. Fatto sai che quel luogo rimarrà, quell'icona rimarrà lì a vita. Ah, no, no, non butto proiettili sui te, mi dispiace. Io ci rinuncio a buttare proiettili sui te. Ci rinuncio. C'è 30 colpi e non mi doni niente in cambio, praticamente. Quello qua non so neanche dove andare, quello è il problema, il grosso problema. Dove cavolo si andava qui per passare? Non si andava di qua assolutamente. Qualcosa qua lì che ci insegue. Però è facile da evitare, teoricamente. Dove si passava di qua? Sì, ciao. È stato un piacere. Mi tocca ucciderlo? Se no non mi lascia in pace? Ma stai giù. Ci sono voluti tipo 25 colpi. La cosa bella è che non posso neanche lootarlo. Ah, Dio. Speravo di trovare subito la via e invece non l'ho trovata. Dove si passava? È possibile che non trovo... Ah, la scala, porca miseria. Vero, vero, è anche un po' gialla. Quindi probabilmente le scale sono sempre un po' gialle per farti capire che puoi utilizzarle. Classico trucchetto di vari videogiochi usati negli anni. Usato negli anni. Non credo che nel bunker sia spawnato qualcosa, voglio pensare. Non so se sto perdendo vita a causa delle radiazioni... Potrebbe essere. Teniamo d'occhio la barra per capire un po' come dobbiamo comportarci in tal senso anche per il futuro. Il livello me lo dà giallo, ma dovrebbe essere comunque ancora basso. Cioè, siamo neanche un quarto di cerchio. La stamina non si ricopre facile.
Quando si cammina ci mette un bel po'. In ginocchio più velocemente di quando si sta in piedi? No, è uguale, basta stare fermi ora. Stamina non si consuma mentre camminiamo. Fantastico. Così non si può di certo scattare all'infinito. Quello no, non si può fare. Una cappa, fantastico. Ho bisogno di cibo. ITM, la pistoletta, ce la portiamo a casa. Comunque il cibo penso serva più per la rigenerazione della stamina che altro. Noi qui, se andiamo in fondo di qua, potremmo lootare qualcosa. C'è un ponte, vedo. La capanna, noi dobbiamo andare a nascondino, ho dimenticato. Io vorrei andare laggiù sicuramente. Il nostro obiettivo è di là. In realtà qui già siamo un po' nell'open world, vedete? Possiamo un po' andare dove ci pare. Seguiamo quest'altra area, sta diventando già buio, la cosa non ci fa piacere, ovviamente. E qua però... sono spawnati NPC dove stavamo prima? Non so bene come funziona, a quanto pare però spawnano, sì, in vari luoghi spawnano semplicemente e basta. Di là in realtà non si può andare, è tutta acqua. Riprocediamo nella direzione da cui siamo venuti. Siamo nella caverna, sento rumori strani. Probabilmente dalla caverna in sé. I cadaveri sono spariti. Ancora prima, ovviamente. Sarei curioso di capire quanto dura un giorno. Così da poter calcolare un po' le tempiste. Non credo 24 minuti, sarebbe un po' pochino. Lì la capanna dove stavamo prima. Là vicino c'è qualcosa. E ad ovest c'è un ponte distrutto, quindi per adesso non penso si possa attraversare. Le reazioni sono a un livello schifoso. È una Psystorm? Sta succedendo qualcosa. Vedo dei colori strani. Sta succedendo sicuramente qualcosa. Perché non so cosa. Stiamo perdendo anche vite inutilmente. Io penso che i colori strani siano la vodka. Sì, probabilmente la vodka. Laggiù cosa c'è? Un dirigibile? Ma dietro è tutto buio nel frattempo. E anche il tempo di muoverci un attimo, di esplorare. Che abbiamo già capito ci vorrà un visore notturno in questo gioco. Roba utile, bende che mettiamo qui. Acqua, ok, allora le bende le voglio qua. Perfetto, qui abbiamo ancora 4 di quelli. Fantastico, l'acqua ci dà, riduce la fame, aumenta un po' la resistenza. La beviamo. Senza animazione, buh, triste. Forse perché era utilizzata dall'inventario. Ok, continuiamo nella direzione che siamo prefissati. Qui sì, qua giù. Quello, il ponte qui è attraversabile in qualche modo oscuro? Oppure è rotto e basta? No, per adesso è rotto e basta. Chissà che in futuro si potrà attraversare DLC o semplicemente durante la storia. Questo effetto thin grain, non capisco da dove venga fuori. Medicinali, prendi tutto. Ci sono un sacco di spari davanti a noi. Il problema è che io non so a chi devo sparare. Lì non mi dà informazioni su chi sto sparando. Oh. No, ma io non capisco chi devo sparare, cioè, quello è il discorso. Non lo capisco. E sì che è abbastanza hard per capire certe cose, credo. Oh, boio, boio, boio. Questi mica scherzano, porco Giuda. Questi mica scherzano. Dato che ti ha detto di andare in automatico, ho detto semi-automatico prima. Dammi gli headshot. Tu sei morto, boh. Non lo so neanche lui se è morto. No, occhio, granata. Non muoiono mai, sono abbastanza tosti. Molto tosti, oserei dire. No, 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 no. Usala veloce.
Voglio colpi in testa qui, sennò... Non so se la difficoltà aumenta i colpi che devono ricevere questi ceffi. Quello non era chiaro a memoria. Un Viper. Mezzo scassato. Allora, questo non ci serve. Lascia, pure questo danneggiato, lascia. Un Viper mezzo scassato, non so neanche... È una specie di MP5. Però si continua a non... Un cane mozzo lo prendiamo. Continua a non capire quando posso sparare chi. È quello il discorso. Continua a non capirlo. Cane mozzo lo possiamo utilizzare anche se è un po' danneggiato. Qui c'è un'anomalia. Zorik, facciamo quattro chiacchiere. Non so neanche chi tu sia. C'era un terzo di voi. Dove l'ho ucciso? Qua dietro. Dove cavolo è morto questo? Qui c'è un'anomalia. Forse era qui dietro. No, non lo trovo più. Vabbè, proseguiamo. Facciamo due chiacchiere con questo. E qua fuori non si vede una ciofeca. Un certo Zorik. Chiudi tutto, per favore. Chiudi, grazie. Zorik, parlami. Непогано ти наваляв, га? Не думав, що хтось за мене впишеться. Тут таку історію почуєш. Ма guarda, mi stavano ammazzando. Зазвичай у зоні чужі проблеми оминають. Тут свої б вирішити. Ти тут нещодавно, так? Ah, sì, tizio, l'amico di Richter di prima. Мене до тебе Richter прислав. Знаєш такого? Звісно. Він із Косим, нашим лідером, прийшов сюди. Він же раніше провідником був. Тож ці місця знає. Як і всі провідники, на шляху він усім тобі допоможе. Але в пекло з тобою не полізе, хоч трісне. Хіба прийшле когось, якщо пощастить? Кашемо. Знаю, що нахабнію, але може ти мені ще в одній справі поможеш, а? Окей, прийдемо з там місіоне. Ну кажи, що там? Нас на котельні? Це тут неподалік. Четверо було. Косий, Richter і я з Хмурим. Косий за головного, Richter йому допомагав. А ми віск... у групі нещодавно. Я іспан. Косий з Richter'ом зранку кудись знялися, а на нас із Хмурим оці бандоси напали. Я хоч встиг тактично відступити. А от Хмурий у них. Не знаю, що вони там з ним роблять, але навряд тушняком з ножа годують. Треба його звільнити. Ну і сволодцих перебити. Хмурий віддячить. Окей, дай аютянго, вадямо, коса чи порта. Що, дійсно? Мировитий мужик. Слухай, я тебе просто так туди не відпущу, ти не думай. Я схрон замутив неподалік. Там усе, що потрібно. Волина, патрони, усе як годиться. Що не витратиш, твоє буде. Окей, це норма. Добре? E non solo. Perfetto. Allora, andiamo a prendere. Qua lootiamo innanzitutto. Possiamo chiedergli altro. Ok, uno ha fatto attaccare quei banditi. Як ви бандитів пропустили? Як? От так. Намагалися з аномалії біля котельної артефакт дістати та проморгали. З кожним таке може бути, не дивися на мене. Краще Хмурому йди допоможи. Ok, niente interessante. Allora, il nascondiglio è quello che mi insegnava prima, no? Ce ne sono due, in realtà. Questo è il suo. E ok. Quell'altro chissà cosa c'è. Qui bisogna andare alla centrale elettrica e trovare il nascondiglio di Zorik, che è opzionale, ma chiaramente andiamo a trovare. Però questo scadrà nel prossimo episodio, ragazzi. Per adesso ci fermiamo qui. Prenderemo i nascondigli, faremo questa seconda missione e poi raggiungeremo la prima cittadina e il primo villaggio, dove immagino le cose risulteranno molto più interessanti. Vi saluto e alla prossima. Ciao, ragazzi.